Cosa che volevo mettere un attimo in evidenza non è tanto il brano, sono i riff, che per quello ci sono i dischi, ci sono persone che, voglio dire, guarda, anche solamente Stevie Ray sul discorso del vibrato, sul discorso del mood, di come interpretare questo tipo di pezzo. Ma quello che mi interessa è che all'interno del solo, ad esempio, a un certo punto io sicuramente, al di là devo utilizzare solamente una scala pentatonica minore, di conseguenza adesso intendiamo solamente una scala veramente di pentatonica mi minore, perché siamo in un centro, no, di E minor, cioè Vuducelli è chiaro che ha questo centro, no? Questo è proprio il centro tonale del brano, per cui è tutto sviluppato intorno a questa sonorità molto, molto grezza, molto, molto sentita, molto pentatonica. Però ovvio che a volte senti anche questo tipo di pathos, questo tipo di interazione sonora. E la senti, eh? L'hai sentita sia nelle versioni di Hendrix, quando lui ad esempio è sia dal vivo che anche nelle versioni di Stevie Ray, è semplicemente perché viene inserita, e adesso mi dispiace perché non voglio fare il rompicoglioni di turno, perché prima cancello il discorso dei modi, poi penso solamente a cantare. Certo che penso semplicemente a una questione di cantare l'interazione col discorso degli intervalli, però effettivamente questo è ovviamente un sesto grado maggiore. Proprio questa rispetto al Mi è una sesta maggiore, per cui non utilizzeremo mai la sesta minore, perché non esiste in questo brano un intervallo. Non esiste, lo senti che è proprio una cosa che non c'entra assolutamente nulla da un punto di vista del fraseggio, del mood con questo pezzo, ma sia la seconda maggiore che viene utilizzata e la sesta maggiore, per cui parliamo sicuramente di un modo dorico. Non parlo di un cambio del centro tonale, perché allora cazzo vuol dire che siamo in re maggiore, ma assolutamente no, per cui non è che è una scala dorica di Mi perché siamo andati a finire in re maggiore, è proprio un pezzo in Mi minore dove ovviamente a un certo punto spostiamo alcuni gradi perché vogliamo dargli una sonorità leggermente diversa in quel momento al fraseggio, per cui ti faccio risentire, metto su un attimo un secondo, mettiamo sulla base al volo e sentiamo, proprio ti faccio percepire questa differenza di interazione tra una penta e una dorica. Penta. Ora partiamo, Mi minore, ok. Senti che ovviamente c'è un'interpretazione diversa. E minor, pentatonica.
esco nel dorico. Cromatismo, mi allaccio con una nota cromatica, ma la mia intenzione è andare la senti, è ovvio che se questa cosa qua la guarda mio nipote di 8 anni dice: ma che cazzo stai dicendo? Sono sicuro di essermi spiegato chiaramente. È impossibile non aver compreso cos'era il messaggio che volevo lanciare. Pensaci un po' e ti allego la backing track. Buon lavoro.